La strada dove passi, madre del passato, con i ragazzi del centro urtato, quello che è passato è venuto, faccio freestyle, è tutto improvvisato. Potrei dire che io ci metto la faccia in questo centro dove molte persone portano la loro esperienza, ma metterci la faccia vuol dire riuscire a fare in modo che ciascuno sviluppi il meglio di sé, nell'esprimere quello che vuol vivere, quello che vuol mettere in relazione con gli altri, per creare, per condividere, per essere sempre capaci di rispondere anche ai problemi del nostro tempo e soprattutto delle persone che magari non possono metterci la faccia perché non hanno parola, non hanno pensiero, non hanno cultura, non hanno risorse. Che cosa fa questa faccia? Questa faccia si occupa di minori a rischio segnalati dal Tribunale di Napoli o dai servizi sociali della zona, della riabilitazione e del reinserimento nella società. Questa faccia si relaziona con tanti volontari e non che gravitano intorno al centro urtato. Insieme, come una famiglia, ci occupiamo di loro, ci prendiamo per mano e cerchiamo di condurli e di condurci verso un cammino. Di Scampia è nato 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, e abbiamo fatto una scommessa: se fossimo riusciti a leggere in pubblico dei libri naturalmente di un certo peso, ci siamo riusciti, penso, perché in 10 anni abbiamo letto in pubblico oltre 120 libri, perché Scampia è diventata anche abbastanza fertile quanto a libri, anzi addirittura qualche volta abbiamo parlato di libri che piovono a Scampia. Гниль барокко воспевает или волны ванили, их пора собрать и вылить. С горью наш хуны и медленно уйти в закат, покинув эти берега, с собой остаться мне бы как. Vai, che cosa fa questa faccia? Questa faccia fa musica insieme agli altri in un progetto che si chiama Musica Libera Tutti, in cui giochiamo con bambini, ragazzi, tutor, mamme, papà, musicisti, per costruire insieme un'orchestra e con tanti strumenti, dal pianoforte, chitarra, violino, violoncello, percussioni, flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba e trombone, ispirati al metodo Abreu del Venezuela per crescere insieme, esprimendoci attraverso l'arte e costruendo bellezza nell'ascoltarsi e nel volersi bene insieme. На края и побережья, поберегись пустых выходов на бесты, рыба на перст бросает море. Questa faccia lavora nella cooperativa La Roccia, un centro produttivo artigianale che si occupa di realizzare prodotti sia di sartoria che di cartotecnica. La Roccia è affiancata dal marchio fatto a Scampia come provocazione, perché anche a Scampia si può fare dignitosamente. Allora, io, essendo scout, ho conosciuto il centro tramite essi e da quel giorno non faccio altro che viverci, diciamo. Manca solo che ci metto un letto e ci dormo. Al centro frequento un sacco di corsi come il dopo scuola e qui mi trovo bene, quest'anno sono uscita con ottimi voti. E un corso di musica dove sono il flauto traverso e aiuto anche i volontari di qua, se casomai gli serve una mano con qualche organizzazione di giochi eccetera. Ci sono tante facce qui al centro urtato, facce di ragazzi che studiano, facce di ragazzi che leggono, facce di ragazzi che suonano, facce di ragazzi che vengono riprese o che riprendono. Sono facce di ragazzi che fanno un po' più di confusione, facce di ragazzi che danno una mano e danno un aiuto per tutta l'estate. La mia ha una faccia barbuta, anche se giovane, lavoro in biblioteca e mi occupo di laboratori di lettura, ma anche del settore audiovisivi, quindi del amare il cinema, del guardare il cinema, anche
nel fare piccoli лавори di cinema. Здравия свят плечом, где они сия, кому лечь миссия, не лечат речи лесные, мне бы не лезть, то ненавистны все эти слова и песни, они... La biblioteca ha una sezione speciale dedicata ai bambini e con i più piccoli facciamo diversi laboratori. Mamme e bambini con i bimbi dai 0 ai 4 anni e giocare leggendo con i bimbi dai 4 agli 11 anni. Attraverso questi laboratori insegniamo ai bambini ad amare i libri e a giocare insieme agli altri. La Biblioteca alle Nuvole, oltre a proporre delle attività ai bambini, attività di lettura, si indirizza anche agli adolescenti. Infatti a loro vengono proposte delle attività diverse, dei laboratori espressivi, laboratori di linguaggio, che offrono appunto un'alternativa a questi ragazzi, un modo per conoscersi, per stare insieme, per fare gruppo e soprattutto per vivere in maniera diversa il loro quartiere. Cosa combini con questa faccia? Cosa combino con questa faccia? Allora, io mi occupo prevalentemente di organizzare corsi professionali per ragazzi dai 16 anni in poi del quartiere di Scampia. Uno degli ultimi corsi di cui mi sono occupato è il laboratorio per pizzaioli, che è rivolto a ragazzi e ragazze del quartiere, quindi è aperto a tutti ed è stato realizzato da niente, grazie al lavoro del Centro Ortado con alcune realtà del territorio. Prodotti realizzati da laboratori di pizzaioli, al di là della tradizionale margherita, sono panini napoletani, pizzette per pasticcerie e varie e rosticceria varie. Ma che faccia è la porta-armonia nel centro. Небе чертит путь млечный, плут беспечный. Если вам с этого легче, бесконечные слова, ноги мне сломать мачту. Если паруса надула мечта, это моя шхуна, с нее шлю намек. Кому не вдомек этих слов и ток, становясь взрослей, комками водорослей, беседы следуют о райском сету я наследие.